Ciao ragazze, bentornate o benvenute sul canale, siete delle nuove iscritte. Oggi, come leggete dal titolo, andremo a parlare dei prodotti preferiti del mese di marzo. Non ho realizzato nei mesi precedenti un video dei preferiti del mese perché stavo provando tantissimi prodotti nuovi e quindi ovviamente volevo avere un'idea chiara su quelli che sono i prodotti, volevo testarli per bene per potervi poi dirvi la mia opinione, perché ci tengo appunto a farvi vedere un prodotto che so che sia valido effettivamente, che abbia provato al 100%. Il primo prodotto che vi mostro è la crema di Clinique Moisture Surge 72 ore Auto Replenishing Hydrator. Questa crema distribuisce l'idratazione agli strati più profondi della pelle fino alla superficie grazie all'acqua di aloe attivata e alla caffeina. Se non mi seguite da un po', ve lo spiego, cioè la problematica della mia pelle è quella di avere sulla fronte, alla vista, a parte che è una pelle che cambia tanto, in generale è mista, ma proprio sulla fronte non so perché cambia, una volta è secca, una volta è mista, una volta è grassa, non si capisce il motivo, però alla vista ci sono sempre quelle antiestetiche pellicine che nessuna crema è mai riuscita ad eliminarmi o a rendere più tenui, più, come dire, meno visibili, ecco il termine esatto. E la cosa che mi ha colpito di questa crema è proprio che già dalla prima applicazione io non ne avevo più. Quindi sono rimasta scioccata, ho detto ma com'è possibile? Sarà un effetto momentaneo, successivamente mi ricompariranno di nuovo. In realtà no, perché poi ho continuato comunque ad utilizzarla e praticamente mi ha eliminato questo mio problema. Per me, ragazzi, è una cosa enorme, perché è stato sempre un problema per me, soprattutto con i fondotinta leggermente coprenti che si nota tanto, no? Quando avete le pellicine. La confezione è uguale a quella precedente, però la formula è completamente cambiata. È una texture, vi faccio vedere. Vedete che ne ho consumata anche un bel po', non so se si riesce a vedere. Comunque è una texture, spero che si riesca a vedere, gelosa. Non è la classica texture di crema classica che trovate in giro, ma è proprio un effetto gel, e la cosa figa è che una volta che l'applicate veramente si asciuga subito, quindi non vi dovete stare lì ad aspettare minuti che o secondi che la vostra crema si asciughi, ma ci mette veramente pochissimo. Questa tecnologia cosa fa? Inizialmente idrata immediatamente la pelle, quindi la vedete subito idratata, come nel caso e nell'episodio che vi spiegavo precedentemente che ho vissuto sulla mia pelle, e successivamente va a creare uno strato sulla vostra pelle. Non ve lo immaginate come una cosa reale che vedete, ma proprio una cosa tra virgolette che dovete appunto immaginare, e questo strato va a trattenere l'idratazione della pelle e successivamente questa idratazione arriva più in profondità, quindi viene chiamata 72 ore proprio perché ha un'idratazione continua. Nonostante voi vi andiate poi a lavare il viso, l'idratazione della pelle continua, quindi io credo che sia stata questa tecnologia a darmi poi i benefici che ho riscontrato successivamente sulla mia pelle, quindi quella di averla sempre idratata, di non aver riavuto poi il problema sulla fronte. Potete utilizzarla anche come maschera, quindi andando ad applicare uno strato leggermente più spesso e lasciandola in posa per 5 minuti potete utilizzarla come maschera, ma anche per idratare le cuticole o per idratare le punte dei capelli, quindi è davvero un prodotto multi-multitasking. Per quanto riguarda i prezzi, la versione da 30 ml costa 19,50 euro, mentre questa da 50 ml costa 32,50 euro. Vediamo adesso sempre a un altro prodotto riguardante il tema skincare, e sto parlando della Gleam Glow. Sicuramente la conoscerete, è un brand ormai strafamoso sui social, e questa era la prima maschera che provavo di questo brand e devo dire che sono rimasta abbastanza contenta, nel senso che inizialmente non mi aspettavo che fosse una maschera strabiliante, ovviamente, perché sappiamo che le maschere aiutano, ma non è che ci possono far ringiovanire di 10 anni. La cosa che mi ha colpito subito è stato il pack, perché è davvero carinissimo, molto curato, come sapete a me piace tantissimo, diciamo è un dettaglio a cui faccio molta attenzione perché sono appassionata e mi piace, però anche la maschera in sé è molto valida. All'interno trovate anche un pennellino molto utile per andare a stendere la maschera, e questa in particolar modo è, oddio, aspettate che si è creata una mega bolla, eccoci, e la versione quella argentata,
cioè una volta applicata diventa argentata, ed è quella che vi dà il beneficio della remodellazione del viso, se così si può dire. In realtà questa l'ho fatta testare a parecchie amiche, ormai abbiamo una sorta di rituale che ogni domenica insieme ci applichiamo le maschere. Io offro gentilmente le mie maschere perché così possono essere anche loro tester per le mie recensioni. E allora, un fattore, o meglio, una reazione che abbiamo avuto tutte è quella che una volta applicata la maschera sentite un leggero bruciore, ma non è un bruciore forte come una reazione allergica, secondo me è proprio dovuto all'essiccazione, passatemi il termine, della maschera. La cosa che mi piace è che essendo una maschera poi che è esfoliante, nel senso che la tirate così come... non so il termine tecnico, però proprio come tirate una maschera esfoliante, vi va a fare un micro peeling alla pelle, una micro esfoliazione, quindi già la vedete più bella anche per questo, perché comunque vi va a togliere le cellule morte. Ora, che vi vada a rimodellare il viso e vi fa diventare un'altra persona, no, ma sicuramente è un'ottima maschera che ha due funzioni in uno. È molto difficile descrivere il beneficio delle maschere, a meno che non siano idratanti o, che ne so, purificanti. Per le maschere di questo tipo, ovviamente, cioè, avere un beneficio lifting è una cosa che bisognerebbe provare anche su una pelle non molto giovane. Nel nostro caso siamo tutte ragazze giovani, quindi non è che abbiamo visto questo effetto super lifting, però sicuramente abbiamo notato che la compattezza della pelle era migliorata. Calcolate che almeno io personalmente la sto provando da più di 3 mesi, quindi ho potuto vedere questo, ecco, non è che vi sto dicendo così. Un altro prodotto che non fa parte della skincare, però diciamo che lo step successivo che viene fatto prima del trucco è appunto questo prodotto qui, ve lo faccio vedere, che è il Glow Setter, che in realtà è un prodotto sempre di Glam Glow che può essere utilizzato sia prima dell'applicazione del vostro makeup che dopo. L'odore è buonissimo, è molto dolce, quindi se non amate queste profumazioni molto dolci non ve lo consiglio. Tra l'altro, mi sono dimenticata di dirvi che questa maschera di Glam Glow, possiedo anche quella glitter famosissima che ha spopolato sui social, anche lei, che in realtà Glam Glow secondo me è un brand molto costoso per quello che poi è il prodotto. È un prodotto di qualità sicuramente, però diciamo che pagate anche l'idea diversa dal solito, che non è la classica maschera semplice, ma trovate i glitter piuttosto che l'effetto argentato, quindi ovviamente pagate anche l'idea. Volevo dirvi che le profumazioni, sia di questa che di quella, ho notato che sono identiche, quindi non ho provato altre maschere di Glam Glow, solo quelle due, ed entrambe hanno lo stesso odore. Fatemi sapere nei commenti se voi ne avete provate altre, se hanno anche le altre la stessa profumazione. Ritornando a lui, sicuramente l'avete visto tantissimo sui social, perché è un prodotto che sta andando molto ultimamente, quindi ero molto curiosa di provarlo. Non ne ho consumato tanto, togliendo le bollicine ho consumato fino a qui, perché non è un prodotto sicuramente che utilizzo tutti i giorni, perché è uno step che non faccio generalmente tutti i giorni, ma lo utilizzo quando faccio un make up abbastanza presente e importante. In quel caso mi affido sempre ha un setting spray, perché mi piace avere l'effetto completo sul viso, e poi ovviamente aumenta la durata del makeup, e questo è un ottimo setting spray. Passiamo poi sempre a un altro prodotto che non è skincare ma è per lo struccaggio, la fase struccaggio, ed è lo struccante bifasico dei Fior di Magnolia Pamela. Questo prodotto lo trovate da Eurospin, almeno io l'ho trovato lì, e l'ho comprato per puro caso. Ero lì, avevo bisogno di uno struccante, non avevo il tempo materiale di fare un altro giro, andare ad acqua e sapone, e quindi ho detto dai, proviamolo, perché costava all'incirca sulle 3 euro, e ragazzi, strucca tutto. Cioè, ora io non so gli inci, perché non me ne intendo tantissimo, magari se voi ve ne intendete un po' di inci fatemelo sapere se avete visto questo prodotto, però io mi sono trovata benissimo. Alla fine l'ho voluto comprare perché io lo struccante, una volta che lo utilizzo, comunque mi sciacquo sempre il viso, quindi non è un prodotto che rimane poi a contatto con la pelle per tante ore, quindi non ci faccio mai più di tanto caso se
tiene meno schifezze, ecco. Però è stata una rivelazione, perché veramente è super economico e mi toglie mascara che non se ne vanno via nemmeno con le preghiere in aramaico. E quindi ve lo consiglio, se avete a disposizione un Neurospin o comunque lo trovate in un altro negozio, provatelo perché è ottimo. Passiamo adesso a due correttori che avete visto nei miei precedenti video, ve li lascio qui in alto nelle schede se volete poi delle informazioni più dettagliate, ma soprattutto se volete vedere l'applicazione di questi due prodotti. E sono due correttori, questi due liquidi entrambi, uno di Mesauda e l'altro di Catrice. Allora, quello di Mesauda era una nuova uscita e si chiama Liquid Concealer, in particolar modo il mio è la colorazione Ivory 302. Beh, mentre quello di Catrice, Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer, questo se non erro è anche waterproof, non voglio dire una cavolata, sì, è waterproof e io lo utilizzo nella colorazione 010. Come vi ho detto nei precedenti video, sono degli ottimi correttori, sapete che io sono molto esigente sui correttori e devo dire che questi hanno soddisfatto appieno le mie esigenze. Questo su di me è molto coprente. Soprattutto il colore non è, cioè nel senso, non è molto coprente, non vi aspettate quel correttore proprio pastoso super coprente, cioè se beccate la giusta tonalità, che poi è quello che dovete fare quando comprate un correttore, non è tanto puntare a quanto sia coprente, ma soprattutto scegliere la tonalità giusta, perché anche se trovate un correttore super coprente ma lo prendete troppo chiaro, vi ritrovate sempre ad avere le occhiaie grigie, quindi cercate di andare a capire la giusta tonalità del vostro correttore. Passando a quello di Catrice, io mi trovo benissimo, questa come vi dicevo nell'altro video è una colorazione troppo chiara per me per andare a coprire le mie occhiaie, quindi lo vado ad utilizzare per illuminare e mi piace molto. Passiamo invece al fondotinta e qui abbiamo sempre, lo agito, è un prodotto di Catrice che è questo qua, anche qui questo molto chiacchierato, è un fondotinta molto bello a mio avviso, mi piace molto, mi permette di avere un effetto sia leggero che medio che coprente, quindi è molto modulabile, basta veramente pochissimo prodotto, ma a me basta pochissimo perché non mi piace l'effetto super super coprente, quindi per avere giusto un aspetto come in questo caso, giusto un po' di omogeneità al viso, veramente ne basta poco. Mi piace molto l'effetto sulla pelle, non lo consiglio se avete una pelle secca perché è appunto mattificante come prodotto, quindi non è consigliato a una pelle secca. Passiamo alle ciprie e anche qui ritorna lei, la Nude Skin di Mesauda. Ragazzi, mi piace tanto, è una cipria in polvere libera, ve ne avevo parlato in qualche video fa, leggermente colorata, non so se riuscite a vederlo dal video, però vi opacizza subito la pelle, vi fissa bene il fondotinta e il correttore, non si muove niente e non vi fa spessore, che è una cosa molto importante, e anche la tonalità per me, che sono abbastanza chiara, mi piace perché non va ad alterare il colore del fondotinta, e questa è una cosa importante che avevo riscontrato invece in maniera negativa, come vi avevo detto nei video precedenti, con questa di Patrick Star, che è bellissima, è super super fine la texture, però su di me è troppo scura, quindi va a scurire tanto, e se la usate come baking, ciao, vi ritrovate praticamente, se siete chiare, tutto l'alone intorno agli occhi, quindi non va proprio bene. Se siete più scure di me, ovviamente sì. Passando adesso alle sopracciglia, si riconferma sempre l'High Definition Eyebrow Pencil di Pupa Milano. Io utilizzo la 01 e la 02, la 01 all'inizio e la 02 per il restante disegno. Ne trovo delle matite fantastiche, la mina è perfetta, non è troppo morbida, non è troppo dura, ma il disegno regge per tutto il giorno, sempre se non vi toccate tanto il viso ovviamente. Io, come sapete, non lo tocco mai durante la giornata, anche per una questione di igiene, non vado mai a toccarmi tanto il viso, e quindi ho una durata abbastanza alta. Scusate, ha una durata abbastanza alta di questa matita, mi piace molto la colorazione, come vedete, anche se è chiara rispetto al mio colore di capelli, non è troppo rossiccia. Io odio quelle matite super super arancioni, non arancioni, che vi fanno quell'alone arancione super caldo, non trovo che sia bene con la mia pelle, mentre questa veramente è perfetta, ragazzi, mi piace da morire. Un altro prodotto per gli occhi, no, un altro prodotto, un prodotto per gli occhi, e questo mascara Lash Infinity di Mesauda, l'ho quasi terminato e vi faccio vedere lo scovolino, è fatto così in silicone,
Mi piace molto, divide benissimo le ciglia, ve le infoltisce, l'effetto è bellissimo. Magari fatemi sapere se vi può interessare un mini video di applicazione su Instagram, fatemelo sapere qui giù nei commenti che ve lo faccio. La cosa, diciamo, l'unica nota negativa di questo mascara è che per struccarlo, ragazze, veramente ci dovete stare lì, almeno sulle mie ciglia, non so perché, ma ho bisogno veramente di un po' di tempo per struccarlo, però per il resto mi piace veramente tanto. Ho notato, anche vedendo un po' di video in giro, che l'effetto che fa sulle altre ciglia, diciamo, degli altri creators di YouTube, che mi piace su tutte. Cioè, non ho visto una persona su cui non mi è piaciuto questo mascara o altri mascara di Mesauda, perché ho visto che sono veramente tutti validi. Ne ho altri due, sempre di Mesauda, però volevo terminare prima quelli aperti perché ne stavo provando un po', e quando proverò gli altri sicuramente vi farò sapere anche come mi trovo, però visto che sono molto validi, quindi ve li consiglio. Per sopracciglia mi ero dimenticata di farvi vedere il Gimme Brow, e questo prodotto di Benefit, io ho la colorazione numero 3, è praticamente uno scovolino tipo mini mascara che serve, se non lo sapete, a pettinare il pelo delle vostre sopracciglia e fissarlo, ma al contempo contiene anche un po' di pigmento all'interno, quindi ve le va anche a colorare. Se avete molti peli e non volete ridisegnarle, anche con questo vi dà giusto, ve le ordina, vi dà giusto un tocco di colore e vi fa sembrare ordinate. Mi piace moltissimo, l'ho quasi terminato anche questo perché sta iniziando un po' a diventare colloso, perché ne è rimasto pochissimo di prodotto, però è veramente valido, vi fissa benissimo e mi piace perché dà quel tocco di colore. Magari a volte, sai, rimane uno spazzettino, con quello lì tic 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 avete finito e siete a posto. Per quanto riguarda invece i prodotti in polvere per il viso, li ho racchiusi tutti in questa palettina di Nabla, quelli che sto utilizzando tantissimo nell'ultimo mese, cioè che ho utilizzato tantissimo nell'ultimo mese, e sono questi prodottini qui. Qui abbiamo Bambi di Mulac, che è sempre il blush che ho su adesso, ma l'ho messo veramente in maniera leggera. Poi i blush di Mulac sono bellissimi perché potete praticamente modularli come volete, anche i colori super power potete veramente decidere se avere un effetto più leggero, medio o molto più intenso. Poi abbiamo Eros, che ormai è sulla la via del non ritorno. Poi abbiamo Morfeo, se non erro, perché con i nomi, no, infatti abbiamo Ipno che è questo colore per contouring a base fredda, che miscelo con, in realtà, con Mulac, con quello di Mulac che è Ade, però in questo caso sto provando Saint-Tropez di Nabla e anche questo di Nabla che è Gotham. Come vedete, rispetto a quello di Mulac, Gotham è leggermente più caldo, e vi devo dire la verità, non mi hanno molto entusiasmato, cioè mi piacciono questi di Nabla, però rispetto a quelli di Mulac trovo che la polvere sia molto più pressata, e quindi veramente col pennello devo stare lì così per prendere il colore. Invece qui basta veramente che picchiettate solo sulla cialda e subito preleva il colore. Però ovviamente sono entrambi prodotti validi, però diciamo preferisco più quelli di Mulac, non per preferenze a livello di dettate dell'amicizia, ma proprio perché il prodotto lo trovo più in linea con quello che è il mio gusto personale. Veniamo poi a due accessori per il make up che mi chiedete sempre in tantissime: che numero di pennello utilizzi per sfumare il correttore? Ho fatto un video dedicato ai pennelli, ve lo lascio qui in alto nelle schede, magari per le nuove iscritte che ancora non l'hanno visto, per le vecchie iscritte che magari vecchie, per le fedeli, ecco, non vecchie, iscritte che magari se lo sono perso. Il pennello che utilizzo per il correttore è sempre lui, nel senso, a volte lo vedete anche nella versione nera da qualche parte, ce l'ho, però la forma è sempre la stessa e il numero è sempre lo stesso, ed è il 110 di Zoeva. Lo metto anche questo mese nei preferiti 1 perché volevo farvelo rivedere, perché le domande su questo pennello sono tantissime e quindi ho detto lo rinominiamo, perché così ve lo dico una volta per tutte anche in video, così non dovete stare lì a cercare all'infinito, magari perché so che alcune di voi si prendono anche male a scrivermi perché pensano che magari mi disturbate, non so, pensate che mi disturbate, non lo so, però non mi disturbate, quindi se avete delle domande scrivete, io appena posso ovviamente vi rispondo. Tra l'altro mi è successa una cosa stranissima, avevo quasi 100 direct, non quelli messaggi normali, quelli che vi rimangono come, non so come dirvi il termine, non mi viene, quelli che dovete confermare praticamente, che vi vengono inviate da persone che magari non vi seguono e quindi vanno
nei direct nascosti, ne avevo quasi un centinaio, magicamente sono spariti tutti. Quindi ragazze, se non vi ho risposto, scusatemi, ma sicuramente eravate in quell'elenco lì e non lo so perché, non c'è più un messaggio, sono completamente spariti, quindi scusatemi se non vi ho risposto, riscrivetemi. Ritornando al pennello, che questo è nella versione bambù, è il numero 110 e la versione grande, mentre se avete l'occhiettino un po' piccolo, c'è la versione più piccola. Ed è questo qui, appunto, scusate se sporco, ma l'avevo utilizzato, ed è, come vi dicevo, il 142. Guardate la dimensione, faccio vedere di qua, questo è il 110 e questo è il 142, sono molto diversi come dimensione. Io questo, vedete, lo utilizzo in questa zona perché è abbastanza ampio e per il mio viso va bene come dimensione, e questo lo utilizzo magari per andare ad applicarlo qui in questa zona. Diciamo che questo è più da sfumatura, applicazione sfumatura, questo diciamo sfumare è un po' più difficile perché come vedete la sezione è più stretta rispetto a questo, vi faccio vedere, vedete? E quindi sfumare con questo è un po' difficile. Sono due pennelli molto validi entrambi, io li utilizzo sempre insieme e mi piacciono molto, quindi valutate voi in base ovviamente alla grandezza del vostro occhio. Però sono entrambi dei pennelli bellissimi. E un altro che sto utilizzando tanto tanto tanto, sempre di Zoeva, è il 134. Questo diciamo è molto specifico per l'illuminante ed è fantastico come ve lo applica, veramente prende giusto, vedete questa zona qui, potete fare in questo modo, io lo utilizzo anche qui, qui per l'illuminante, qui, veramente un pennello magnifico, vi ripeto il 134. Per quanto riguarda invece i prodotti labbra, ultimamente ho utilizzato tantissimo i rossetti Mulac, questi della collezione Womaly, anche questo mese e questi mesi, questi continuano a essere i rossetti che utilizzo di più, e anche quello di Clio MLBB, che non so se ho qui, sì, c'ho qui, perché solitamente lo tengo sempre in borsa, ed è lui, vi faccio vedere la colorazione, sicuramente avete visto tanti video, e mi piace la colorazione perché è veramente molto modulabile, quindi potete applicarlo in uno strato delicato, potete applicarlo un po' più intenso, potete fare l'effetto anche così un po' tamponato sulle, con le dita sulle labbra per l'effetto super naturale. E niente ragazzi, questo era tutto per quanto riguarda i miei preferiti di marzo. Fatemi sapere qui nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti, se abbiamo qualcosa in comune, o come sempre se avete qualcosa da consigliarmi. Sì, consigliarmi. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!